Melania Trump in versione contadina, la First Lady si prende cura dell'orto come Michelle. Chi ha detto che la famiglia Trump non sosteneva le iniziative green degli Obama e che intendeva sostituire l'orto con un campo da golf? Sarà perché Donald e Melania hanno capito che i prodotti naturali fanno bene alla salute o perché volevano seguire l'esempio di Michelle, ma l'unica cosa certa è che hanno cominciato a prendersi cura dell'orto della Casa Bianca. Qualche giorno fa la prima donna americana si è mostrata infatti in una versione decisamente inedita, quella della contadina, e si è sporcata le mani mentre piantava e raccoglieva i prodotti dal suo giardino. Melania Trump fa la contadina. Melania Trump si è sempre distinta per i suoi look eleganti e griffatissimi, tanto che non è riuscita a rinunciare ai tacchi a spillo neppure quando ha visitato i luoghi distrutti dall'uragano, ma di recente non ha avuto paura di proporre ai sostenitori una sua inedita versione. Per prendersi cura dell'orto della Casa Bianca, la First Lady ha lasciato nell'armadio i tubini aderenti e gli abiti in seta e ha sfoggiato un outfit da perfetta contadina. Ha infatti indossato un jeans nero, una camicia da boscaiola rossa a quadroni e ha completato il tutto con dei guanti da lavoro abbinati, un paio di sneakers e gli immancabili occhiali da sole. La First Lady ha trascorso un po' di tempo all'aria aperta tra rastrelli, innaffiato, trapiantatore, terra e semi, mostrando poi i frutti del suo lavoro al termine della giornata. Le critiche degli utenti del web. Anche se Melania Trump ha dimostrato di prendersi cura della sua dimora, continuando a coltivare l'orto lasciatole da Michelle Obama, è finita comunque al centro delle polemiche del web. Il motivo? L'outfit sfoggiato sarebbe davvero troppo costoso per una vera contadina. La First Lady ha infatti indossato una camicia rossa a quadri in pieno stile bucolico, peccato solo che si trattasse di un capo di griffatissimo firmato Balmain dal valore di $1380. La cosa non è piaciuta agli utenti dei social, che non hanno perso occasione per scagliarsi contro di lei, affermando che quel capo di abbigliamento non potrebbe essere mai acquistato da una vera giardiniera, visto che supera di molto il suo stipendio mensile. Insomma, Melania sembra proprio voler rinunciare agli abiti costosi, anche quando deve semplicemente portare a termine delle faccende domestiche.